Amici di Somma TV, torniamo a parlare di judo, lo facciamo insieme al maestro Antonio Pitrelli. Innanzitutto, ciao Antonio, grazie per essere ancora con noi. Noi dobbiamo in qualche maniera parlare di una festa importante. Si avverrà il 31 di gennaio, hai deciso di festeggiare le tue cinture nere. Sì, il 31 gennaio faremo una festa con tutte le cinture nere del Kenkyukai, che sono 57. Molti sono all'estero, spero che qualcuno di loro riesca a rientrare, e per me è una data importante. Poi ci sono dei numeri che si ripetono, perché abbiamo vinto 55 medaglie a livello nazionale e internazionale, compio 55 anni, sono nato nel 55, abbiamo 55 cinture nere, 57 per l'esattezza, però se togliamo i maestri restano 55, per cui così sembrava giusto festeggiare questo 55. Ecco, parlando di judo, l'abbiamo fatto già nell'altro servizio, il judo, migliorare se stessi per migliorare poi il mondo in cui si vive, no? Tu hai dei dati importanti su quanto sia variegato poi la specializzazione nella vita che ognuno di queste cinture nere ha. Non si tratta chiaramente di una sola categoria, ma va a 360 gradi a coprire tante categorie. Certo, il discorso del migliorarsi per migliorare era già così abbastanza evidente a livello di pelle, però ho voluto, anche perché ho iniziato il settimo dan e ho studiato a fondo la filosofia del judo, ho voluto andare a vedere proprio i dati delle mie 57 cinture nere. Di 57 cinture nere avevamo 26 che hanno iniziato judo in età adulta, diciamo dai 15 anni in su, e di questi 26 abbiamo 9 artigiani, 4 manager, 3 imprenditori, 5 impiegati, 4 operai e un militare d'alto grado, un colonnello. E mentre gli altri che hanno iniziato da ragazzino abbiamo 5 diplomati alla scuola media, perciò stanno continuando a studiare, 11 diplomati alle scuole superiori, 6 studenti universitari, 8 laureati e uno studente delle scuole superiori. Praticamente di questi, quelli che hanno iniziato a lavorare, abbiamo ancora 3 artigiani, 7 impiegati, 5 professionisti, 2 imprenditori, un operaio, 3 con mansioni di capo e un militare dei gruppi speciali dei GIS. Come possiamo vedere, salta subito all'occhio che questi ragazzi e questi uomini si sono realizzati in un modo abbastanza alto, abbastanza impegnativo. Per cui la deduzione di Jigoro Kane, che è stata fatta intorno al 1900, è assolutamente esatta. Cioè lui diceva non la cultura delle nazioni, le culture del fare. Per cui facendo, loro sono abituati ad avere degli sforzi nel migliore impiego dell'energia e poi lo applicano anche nella vita. E i risultati sono quelli che vi ho appena elencati. Chiudiamo il servizio con un altro servizio, diciamo un completamento del servizio precedente, perché il servizio sul judo dell'altra volta, sul trofeo Città Somma Lombardo, è stato seguitissimo, abbiamo avuto un grande pubblico che ha seguito, però il giorno prima noi non c'eravamo e la signora, vogliamo ricordare il nome? Sì, la signora Valeria aveva fatto delle riprese amatoriali e così ci sembrava giusto, insieme a Maurizio abbiamo detto, pur non essendo delle riprese professionali, dare la possibilità anche ai bambini, che sono stati tanti, perché sono stati 250 tra tutte le dimostrazioni, lo stage con la Jenny Gall, che è una campionessa, ricordiamolo, che è arrivata terza alle Olimpiadi, quinta alle Olimpiadi con la maglia della nazionale italiana perché ha sposato un italiano, poi è arrivata prima agli europei, terza ai mondiali, seconda ai mondiali, per cui personaggi che vale la pena rivedere. Perfetto, noi ci lasciamo, ti ringraziamo e ci lasciamo con queste immagini e ringraziamo ancora la signora Valeria, che è stata nostra operatrice di ripresa eccezionale per quell'evento. Grazie Antonio. Ciao a tutti. Cadillacs and liquor bottles. Give me something. No.
My picture in city lights, photograph.